I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. È giusto, sarà l'euforia, sarà il fatto che stiamo lentamente andando verso la normalità, ma con Giorgio ce la siamo ballata come, tutta, come flash dance. Sì. Mancavano gli scaldamuscoli, Giorgio, dove li hai messi? Perché non abbiamo i muscoli, che scaldiamo a fare? Hai ragione, anche tu, caro Giorgio. Le 734, questa è Radio DJ, questa è Chiamate Roma, 3-1-3-1, super effetto vincita, perché a proposito di euforia abbiamo dei rientri! Dall'altra parte del vetro, perché vi ricordiamo siamo ospiti ancora temporaneamente negli studi di Radio Capital, credo ancora per una settimana buona, c'è il vetro che ci divide con il nostro con la regia, regista, sì, e con tutti, che... tutta la redazione, ecco. I milioni di facciamo redattori l'appello. Allora, che abbiamo Patrizio c'è? Sono tornato. Oh! Tutto bene, tutto stato bene. Un po' di febbricola a 40 però. Sì, malanni di stagione. Veronica c'è? Buongiorno! Oh! Questa è la notizia migliore. Mamma mia. Che poteva esserci questa settimana. Ho che sentito fatica la puntata di ieri da casa. Complimenti al mio sostituto. A Veronico. Ricordiamo Veronico. Bravo, da Fiumicino. Veronico. È stato per un giorno. Poi sì. lui è come le cose molto buone, che ne devi prendere proprio un pezzettino. Proprio una cosa, sì. Un assaggio. Dai, se, poi... se l'è cavata. Tanti ascoltatori mi hanno detto: Veronica, torna ovviamente, rimettiti, cioè, sì, presto. Però un po' di Danilo ogni tanto alla postazione messaggi non è male. Ma guarda, possiamo pensarci la domenica, quando sì, andiamo in onda la domenica. Esatto, domanda, esatto, mi andate in onda la domenica? Mai. Spero di no. Appunto. Ti dico solo, in una puntata intera è riuscito a mandare tre messaggi. Tre messaggi. Perché Danilo era in grado solo di, non solo ne apriva uno, ma apriva proprio tutto il messaggio. Andava a cercare, vediamo un po' cosa qual è l'ultimo. Spingeva play, lo ascoltava, lo riascoltava. E poi non usciva più da lì, se no non si muoveva, se no riusciva ad andarlo. Ma c'è il Previ? Il Previ c'è. C'è il Previ, c'è dai sempre. Che ci siamo tutti, anzi oggi mi sa che stiamo anche un po' stretti qua dentro. A Milano abbiamo Maurizio e Simone, ho sentito, quindi addirittura doppio occhio che ci non controlla. Non si fidavano. Dopo le ultime tre puntate. Giustamente. Direi anche di sì. Salutiamo anche i Vitiellos e al 342-00-00-700 aspettiamo il vostro via per la sigla. Abbiamo, ecco, il signor Mattei Patrizio che denuncia di essere vessato, sì, dalla collega Veronica. Sì. Appunto, qual è l'arma della vessazione? Maresciallo, una daga. Una daga? Ah, quella, una daga, sì. Una macchina. Quella che no, la daga è una spada. Ah. E quindi con la spada la invita a lanciare la sigla. Sigla! Con tanto di mazzata, giovedì 23 novembre, questa è Radio DJ. Canta la Patrizio! Buongiorno! Tutto bene, ma gonfiere le trio medusa e invece motocicletta riesce a capire tipo tutto a posto, c'è il trio medusa, quindi you non stop, canzoni travisate sembrano che piotte, tre culattoni, una quota rossa, buon'ora ora senti come suona, comincio al mattino tutti in culo alla balena come dice Lino, porca puttana, va tutto bene, va gonfiere le Medusa, un buongiorno da parte di Giorgio e Furio. Dai che stiamo lentamente raggiungendo la normalità. Intanto salutiamo la Stellina a Milano, che è l'unica che non abbiamo salutato. Sì. Abbiamo salutato tutti, salutiamo anche la Stellina. Vi ricordiamo che come tutti i giorni, tra le 730 e le 900, proviamo ad andare in onda, cerchiamo di allietarvi queste giornate e che avremo tanti ritorni. Ad esempio, più tardi, per la serie bruciare una serie di argomenti, argomenti a Linus, sì. A Linus, oggi è il Thanksgiving. E hai quindi capito? È il Thanksgiving, cioè il giorno del dare le taniche. Certo, perché allora come si dice? Dai. Devi dire Thanksgiving. Ah, Thanksgiving. Sì, anche un po'. Thanksgiving. Si dice giving. 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 Che sì, però la, cioè, la, devi G, la, sputa, la G devi la G, cioè, sputacchiare giving all'inizio e poi ingoiare la lingua dopo. Prova. Thanksgiving. Bravo. Hai visto. Oh, hai visto. Siete sicuri che ho detto quello che dovevo dire? Sì, di qualcosa di... No, questa è la cosa giusta. Sicuri? Questa è la cosa giusta. Non mi fido di voi, non mi fido. A proposito poi di altri argomenti che potremmo fregare a Linus, oggi è 23/11/23. Oh, una falsa palindroma come data. Ma tranquilli, tra pochissimo
attimo ci collegheremo, anzi ci connetteremo con il Connecticut, perché sappiate che torna anche Cucciolona nell'ultima mezz'ora, e parleremo con Gabriele che è lì proprio a festeggiare il Thanksgiving. Nel Thanksgiving, l'ha detto ecco bene, adesso, no? Vabbè. Thanksgiving. Allora di Monis to Tattoo Mansion. Simply Red, Money's to Tie to Mention alle 7.42 qui in Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa su Radio DJ. E dopo la lista dei malanni di Nick Hackman, sentite, ci colleghiamo, sì, pare veramente quando fa tutta quella lista, ci dovremo collegare con il Connecticut, sì, dove ci aspetta Gabriele. Buongiorno. Ho mai fatto un corso di lingua, ammazza. Ma anzi, quelli accelerati, ho fatto intensivo. Ti ho lasciato 4 giorni, non lo dicevo, ma scusa, sono collegato con la BBC, perché non è possibile che sia Radio DJ chiamata Roma. Buongiorno, no, amici. Buongiorno, ma noi siamo collegati col tuo cesso. Esatto. Si sente. È il posto in cui ho cercato di non ti dare meno fastidio, insomma, quindi sono... Perché giustamente, che ore sono nel Connecticut? Cioè l'una e... 42 per l'esattezza, l'1 e 42 di notte, chiaramente. Di l'1 e 42, però è appena iniziato il Thanksgiving, praticamente. Certo, sei tra i primi svegli. Siamo già ufficialmente nel Thanksgiving, tra l'altro, appunto, il Thanksgiving è come per noi, diciamo, il Natale. Anzi, forse per loro è un pochino più del Natale, lo sentono di più. Ieri, per farvi capire, per venire da New York a qui, che sono 115 km, ci ho messo 3 ore, cioè praticamente tutto a passo d'uomo, tutta l'America si muove in auto, con altri mezzi, per raggiungere le famiglie, perché la tradizione è proprio quella di passarla in famiglia. E anzi, vi faccio questa domanda perché è molto bella. Cioè, ieri sera a cena ti chiedono di che cosa sei grato per quest'anno, perché poi durante la cena è molto, molto ma bello. Ma c'è anche la preghiera? Cioè, con No, almeno non da mia cugina. Tra l'altro, diciamo, fun fact, cioè per coloro che seguono la biografia del Trio Medusa, ricordiamo che la festa di mia cugina Valeria, la rinascita della finalità, la rinascita del Steve, è stato il primo evento a cui siamo stati pagati come Trio Medusa. Sì, quindi da tuo zio. Dovremmo ringraziare tuo zio, che è stato, diciamo, il nostro primo sponsor, ecco. E comunque, appunto, sono qui e loro fanno questo giro e semplicemente ringraziano, che sono grato per questa roba. Non so se voi siete grati per qualche cosa. Mi piaceva molto l'immagine che mi ha dato Furio, sono grato per l'immagine che mi ha dato Furio, cioè che è quella di Danilo che manda i messaggi e che bisogna mangiarne poco come le cose buone. Furio, quello sono le cose cattive o la droga, ma come le cose buone bisogna mangiarne tantissimo? No, e devi stare attento, che solitamente le cose buone fanno male, cioè è un dato scientifico, cioè tutte le cose buone, facci caso, ne devi prendere poche perché tanto fanno male. Però io immagino che al Thanksgiving, al pranzo che dovrai affrontare, non è che si mangia poco. No, anzi, in realtà ho scoperto che non è proprio il pranzo, ma una sorta di pranzo, cioè diciamo cena, strano, strano, funziona così. Ci si alza, si fa una colazione light, questo mi è stato detto, la cosa mi terrorizza, non si mangia, cioè nel senso non si dovrebbe saltare il pranzo, diciamo canonico, quello dell'ora di pranzo, anche se poi mi ha detto Margherita, mia figlia, che comunque l'anno scorso lei di nascosto tu spaghi dei fatti, quindi mi sa che mi accordo, perché poi tu dovresti arrivare alle 5 dove c'è appunto il pranzo del ringraziamento. Tutto questo perché poi è usanza pranzare con il televisore acceso per vedere la partita di football, quindi diciamo che le due cose si uniscono, perché c'è la partita, quella classica, insomma, della... Ah, io pensavo che le 5 fosse un orario storico tradizionale, invece no, è legato al programma TV. La partita. È business. E che partita ti tocca? Perché poi non è che sempre sono grandi partite. So che è una partita di football, che è tipo il nostro, diciamo, insomma, nostro rugby ma col casco, una cosa del genere, con dei... No, una partita di NFL. Il menù chiaramente prevede il classico tacchino. È bello perché qui le case hanno dei forni speciali, quasi tutti coloro che si sono trasferiti in Italia per andare a vivere hanno dovuto fare delle modifiche della cucina, perché il tacchino vero loro non entra nei nostri classici forni canonici. Sì, vero. Io sono stato a casa di un'americana qualche anno fa qui, che il giorno prima del Thanksgiving ha realizzato che il tacchino americano non entra nei nostri forni. È XL, come i nostri. Esattamente, di quelli larghi serve una dimensione enorme. Sì. Poi ogni famiglia ha la sua tradizione per quello che riguarda, diciamo, le salse che guarniscono il tacchino. Certo. Poi si mangiano le torte, si mangia la pumpkin cake, c'è cioè la torta di zucca, si mangia la... Qui almeno si mangia la torta alle noci pecan, che sono tipiche di questa zona qua. E niente castagnaccio, che è pure stagione. Io temo molto questa torta pecan.
ci assomiglia molto, secondo me. Siamo sicuri che ci potremmo fidare questa torta di noci. No, ma sapete quanto tempo prima va prenotato il tacchino? Beh, immagino parecchio, un paio di mesi. Un anno? Bravissimo. Tra due mesi e un mese, cioè, dopo un mese, se tu lo prenoti, diciamo, insomma, a partire dal mese in poi, non trovi più il tacchino. Cioè, c'è questo dramma di persone appunto che non hanno prenotato, che si scorda, beh, un po' qui in Italia quando ti scordi di prenotare il pesce per la cena di Natale, ti ricordi il 24 stesso. E alla fine, curiosità che non sapevo, che differentemente da Natale, dove molti negozi sono aperti perché è una festa religiosa che riguarda solo una parte, cioè i cristiani, al Thanksgiving è tutto chiuso. È l'unica festa in cui negli Stati Uniti praticamente quasi tutte le attività, praticamente a parte quelle necessarie, sono completamente chiuse. E domani c'è il famoso Black Friday. Anche se, insomma, hanno imparato che per riportare tutto a un'unica giornata diventa complicata, e quindi diciamo che i saldi da Black Friday sono già cominciati in settimana. Ma un po' come da noi, quindi hanno iniziato un po' come da noi online, insomma, in America, cioè, è come in Italia, che ormai hai la banca che ti fa il Black Friday, la finanziaria che ti fa il Black Friday, la farmacia che ti fa il Black Friday. Il Black Friday è sulla percentuale dell'interesse. Del tag. Il tag, esatto, è solo per oggi col Black Friday, e anche lì. Esattamente così, e lo dico anche a beneficio, insomma, del mio istituto di credito, che se vede arrivare dei bonifici, sono degli accrediti piuttosto cospicui, perché poi ti fottono questa roba qua, perché diciamo, ma c'è il 20, il 30, in realtà poi è sempre up to, no? Cioè fino a tu sei convinto che ci sono delle cose all'80%. E ti fanno il massimo, certo. Esatto, il massimo. Sono in questo posto bellissimo che si chiama Woodbridge, che mi fa molto ridere, che la traduzione letterale sarebbe ponte di legno, quindi diciamo, il ponte di legno che nel Connecticut è un posto spettacolare, un posto, anche perché è il classico bosco dove si era a vedere il cambio di colore delle foglie, no? Che hanno un giallo proprio vivido fortissimo. Vabbè, perché lì, scusa, non abbiamo premesso, ma lì il freddo c'è, insomma, non è come qui a Roma che ancora stiamo a 20 gradi. Mi ha fatto vedere una foto, c'è un orso che va a bere dalla loro piscina. Infatti, sì, io esco con macchina, fatemi capire, perché sinceramente è bellissimo, la vita in un buco, bello, però, bello. Ma grosso, regà, grosso, cioè, tipo... è un orso. Gli orsi americani, si sa, gli americani hanno tutto più grande, quindi sì, è un orso gigante. Va bene, Gabriele, noi ti ringraziamo per questo tuo resoconto dal Thanks. Questo è l'atteggiamento giusto, vedi, il grazie per il collegamento. Grazie per il collegamento. Spero che tu ti sia portato quelle fantastiche pasticchette masticabili che servono al posto. Ovviamente sì. Ok, perfetto. Ma secondo voi, se a un certo punto dico thanks to the dick, così, giusto per creare quella atmosfera, non è elegantissimo. No, è appropriato. No, è giusto. È giusto. È proprio così che bisogna. Abbiamo ringraziato tutti quanti, diciamo, è strano. Se no, puoi citare Vacanze di Natale, anche questo Thanksgiving. Siamo levato dai palle, più o meno la stessa cosa. Sarà ciao Gabriele, ciao lunedì, ciao. Le 751 qui in Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa su Radio DJ Udini di Dua Lipa. Ci stavamo continuando a domandare, comunque, nonostante la spiegazione di Gabriele è anche piuttosto appropriata, molto precisa, su che cosa è basata la festa del grazie, perché poi la parte più importante che sia proprio quella del ringraziamento. Ringrazi qualcosa. Ci ricorda qualcosa. Bene, io devo preparare ancora tutto per questa festa del grazie. È una montagna di guagli al centro tavola e la tavola imbandita, ma sul copione c'è scritto: si sente il calore tipico della festa del grazie. Cioè, io questo calore te lo vorrei pure restituire. Certo. Ma una domanda: che cazzo è sta festa del grazie? Ce devi mettere il tacchino, no? Le guaglie, cambia tutto. E chiediamolo a Enrico. Enrico, buongiorno. La festa del grazie. Infatti, grazie cosa? Grazie dei fiori, potremmo dire, se fossimo a Sanremo. Allora, Enrico, rapidamente, l'hai portata a casa, nel senso che sei riuscito a vincere, quindi non pagherai pegno. Hai un minuto a partire da ora per farci la previsione sul tutto il resto d'Italia. C'è la perturbazione che sta scorrendo ancora verso sud-est, continua sempre più a liberare porzioni di territorio, però ne sta occupando ancora altri. Ecco, il nord è libero praticamente, stavolta anche la Romagna, quindi sarà una bella giornata. Il centro vede ancora la parte adriatica con un po' di piogge solo al mattino sul Molise e ancora però molte nubi, e al sud è maltempo ancora un po' dappertutto. E diciamo che andrà meglio sulle coste campane e tirreniche calabresi, nord della Sicilia e buona parte della Sardegna. Per il resto, insomma, aspettiamoci ancora delle belle piogge. Temperature aumenteranno però solo le massime.
non le minime che saranno ancora abbastanza basse, venti ancora forti al sud. Domani sarà una bella giornata, poi però già vi annuncio che nel weekend magari non sarà male, sì, un po' di pioggia al sud ci saranno perché arriverà una perturbazione, ma soprattutto arriverà aria fredda, quindi prepariamoci. Diciamo finora abbiamo sceso, siamo scesi un gradino verso l'inverno, ne scenderemo anche un paio, diciamo, questo ma weekend. Ma anche 3-4 perché ho visto domenica a Roma sono previsti meno uno. Vai con le catene, ciao, posso mettere il cappottone. Cappottone, finalmente. Ciao, non lo so se riusciremo a vederci. Ma non lo so, può essere che non andremo in onda. Può essere, sai, con l'allarme mattempo. Ciao Enrico. Triomedusassa, la mattina che vorrei. Ogni giorno, solo su Radio DJ. Paul Russell, nuovo singolo per il pilota della McLaren. No, non è il pilota della McLaren, Furio, no. Quello, un altro nome. Paul Russell, il fratello del pilota della McLaren. No, è possibile, a meno che siano adottati, insomma, Paul, perché Russell. Paul è nero. Bertrand Russell, il filosofo. No, neanche. Vabbè, Bertrand. Ragazzi, siamo di niente, qua dentro. Le 807, queste Radio DJ, queste chiamate Roma 3131, è giusto? Possiamo andare avanti? Giusto, questo è scusate, ragazzi. Buongiorno, Patrizio, sì. Era meglio quello che avevo detto fuori onda io, però, sì, lo so, ma non si può dire. Non si può dire, lo manterremo un segreto tra noi e te. Nel frattempo manca meno di mezz'ora al grande ritorno di Cucciolona per festeggiare anche il grande ritorno di Veronica dopo due giorni di assenza, anzi un giorno di assenza perché poi alla fine è mancata un giorno, ed è anche il grande momento del ritorno di Andrea Prevignano buongiorno, con le sue notizie. Che ci lasciano sempre così, a bocca aperta possiamo dire, cioè, tiri fuori delle notizie oggi a volte veramente mi permetto di leggere anche il titolo. Sapete che un tempo c'era una sfida fra il nostro direttore delle news Andrea Sessa e Andrea Prevignano sul modo migliore per lanciare una notizia, di condensare la notizia in un titolo che ti dice tutto. Sì, ecco, sarebbe Vingegaard. Ah, il ciclista. E il cellulare in Fingord. Vabbè, allora qua c'è una Cucciolona time, di un certo livello. Allora parliamo di Vingegaard, si dice così. Jonas Vingegaard, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France. Oggi tra Thanksgiving e ciclismo oggi perdiamo il posto. Perdonaci Linus, promesso, torneremo nel nostro a partire da lunedì. Però è arrivata questa notizia, ci fa molto ridere. Oltretutto anche la maglia gialla, vedi, oggi lasciato un'intervista raccontando una cosa successa nel 2019. Un aneddoto. Sembrerebbe una cosa gravissima. La confessione. Ha detto sta cosa. Possiamo, scusami Patrizio, lo so che non te l'abbiamo chiesto, un'altra base, perché in realtà qua parliamo di una confessione di una cosa molto grave, ma detta così, cioè come base dire, popolare, no, sì, base popolare. ci sta. Allora, cosa ha fatto? Nel 2019 ha rilasciato un'intervista adesso raccontando che nel 2019 aveva saltato un controllo antidoping. Cosa grave. Però può succedere in qualche modo, ma la scusa... No, non è la scusa, allora, ci sarà una motivazione seria. Se mi salti il controllo antidoping... Magari non sei a casa, non ti trovano. La scusa... come ha raccontato il quotidiano danese Extra Blooded. Oggi proprio ci addentriamo in lingue sconosciute. Pare che gli ispettori dell'antidoping siano andati a suonare. E il campanello, ragazzi. Non funziona. Quel giorno era rotto. E allora facciamogli una telefonata. Allora, dai, chiamiamolo. Il cellulare stava in cucina. Il campanello non funzionava. Il cellulare stava in cucina. Lui era affaccendato in altre cose. Non l'hanno bussato perché non si usa. In Danimarca. Danimarca non si usa. Cattiva usanza bussare alle porte. E quindi in qualche modo ha saltato questo controllo antidoping, che però è stato ripetuto due giorni dopo. Ed è andato tutto bene. Quindi siamo noi italiani cattivi a pensar male. In realtà lui quel giorno veramente aveva cose più importanti da fare, tipo cucinare, che ne so, il tacchino per il Thanksgiving. Gli hanno fatto 60 negli ultimi due anni, 60 controlli. Tutti andati bene. Però quello lì non funzionava nel telefono e poi era in cucina. E io mi chiedo perché raccontare una storia del genere che ha dell'incredibile quando uno te la racconta. Guarda, dine un'altra, impara dal cinema, di questa. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Una tremenda inondazione. Le cavallette non è stata col Un po' troppo. Lo giuro su Dio! Un po' troppo. Per me è...
Aspetta, c'è il piatto, è vero. Però è più credibile di dire che non ti funziona il telefonino. Sì, fino a inondazione cavallette. Poi le scuse sono accettabili. Poi una sì, ne ho sentita una ieri detta da un ministro che faceva anche quella molto ridere. Dissi scusa, beh dai, non ne parliamo, anche se sulla bocca di tutti. Ma voi, cari amici ascoltatori, ne avete tante di scuse o le avete già utilizzate sia al lavoro o col compagno, la compagna, gli amici, eccetera. Quindi, più incredibili sono e più ci piacciono. E più ci piacciono, perché sapete che il Previ poi ci butta su una puntatina, quindi sì. 342 00 00 700 per le vostre storie di scuse o balle raccontate così in vari ambiti. E noi ripartiamo con un grande artista, Francesco De Gregori, che scrisse Il Bandito, il campione, dedicato proprio a Vince Guaraldo. Cresciuti troppo in fretta. I più anzianotti potrebbero pensare canzone dedicata soltanto a un campione, appunto Il Bandito e il Campione. I più giovani potrebbero pensare dedicata a una marca di biciclette, la Girardengo. Quanti noi abbiamo avuto? In realtà poi la Girardengo aveva a che fare che proprio con Girardengo. Ragazzino, poi non sapevi che Girardengo fosse un grande campione di ciclismo. No, tu pensavi fosse la marca della bicicletta. No, io ero convinto fosse Atala. Cioè Atala fosse il più grande campione di ciclismo mai visto. Atala, Bianchi. Sufolo, Botata. No, Atala o Bianchi, grandi campioni. Le 816 in questo momento chiama Roma 3131 con il trio Medusa, stanno vendendo un sacco di scuse, ma è anche la giornata nella quale ci stiamo addentrando in lingue che conosciamo poco, mastichiamo meno o pronunce sbagliate. Senti qua, Previ, per te. Prevignano, Vingegaard, prima che ti sente Linus. Vingegaard, attenzione, sta arrivando. Deve arrivare Prevignano a polemizzare con voi. Scusa, a polemizzare. Oggi va così, Dai, cos'è che non va? Ma perché viene messa in dubbio? Ma se Linus dice Vingegaard, va bene così? Perché viene messa in dubbio la mia professionalità? Ma va la bene così? In danese si pronuncia lascia stare. Voglio, sono coraggioso. Sei coraggioso. Allora, come Vingegaard? Allora, si pronuncia con la O aperta. Quindi con l'accento aperto. Quindi Vingegaard. Poi voi pronunciate la Vingegaard. Sì, ho già, mi aspetto la telefonata da qua a breve. Da qua, vabbè. Niente, è stato l'ultimo. È stato un momento. Prendi addio, Previ. Ciao, Previ. Facciamo il best. Lasciaci con l'ultimo best. L'ultimo best, e poi prendi le tue cose. Torna via. Invece, voi siete in tanti a lasciare le vostre scuse al 342 00 00 700. Buongiorno, trio. Buongiorno. Mio marito, una volta, dopo aver fatto un incidente in cui non ha dato una precedenza, si scusò dicendo: eh vabbè, ma la macchina era grigia come l'asfalto e poi pioveva, ma sta andando in giro con una macchina grigia? Ma ciao, Silvia da Terni. Ancora peggio quelli che girano con le macchine tutte specchiate, non le vedi, sono invisibili, ci sta. Poi. Buongiorno trio, il mio capo raccontava sempre di un cliente che inventava sempre le scuse più assurde per sostanzialmente non passare a pagare la parcella. Una volta di queste scrisse che era chiuso dentro la banca. Dopo 3 giorni che non lo sentivamo, il mio capo gli scrisse: è ancora dentro la banca, devo chiamare i carabinieri o è tutto a posto? Non ho più risposto, molto strano. Allora ha risposto. Vabbè, l'importante sia passato a saldare. Sì. Poi, ma mica lo so uno così. Non è detto. Dai, al telefono andiamo subito da Giuseppe di Vittoria, in provincia di Ragusa. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno trio. Buongiorno. Allora tu hai la classica scusa che si può utilizzare quando non finisci i compiti, giusto? Sì, una scusa credibilissima. Sì, racconta. Sentiamo, vuoi base popolare come Vingegaard? Base popolare, sono d'accordo, vai, sentiamo. Allora, erano gli esami di terza media, però gli orali, no? Comunque è un passaggio importante della tua vita, ora non quindi vorrei non un'interrogazione all'esame di terza media. Era proprio gli esami di terza media, sì. Però la giornata degli orali, sì. E allora praticamente io ho dimenticato, anche perché non volevo neanche andarci perché ho paura, quindi hai altro da fare, non ho detto niente ai miei genitori, quindi aspettavo quel giorno e al posto di andarci sono andato con mio padre a raccogliere gli albicocche. Giustamente. E tuo padre non si era ricordato minimamente che tu avessi l'esame? Non sapeva, perché pensava fosse un'altra giornata. Infatti poi alla fine mi si sono sentito in colpa, ho detto: papà, guarda, c'erano gli orari oggi per gli esami. Lui è rimasto così, dice: ma come gli orari? Quindi siamo arrivati in ritardo, erano quasi finiti, e ho portato una busta di albicocche. E
gli ho detto proprio: queste sono le albicocche per voi, oggi ho dimenticato che c'erano gli orali. Allora il professore di educazione fisica si è messo a ridere, beh, ha detto: dai, mangiamo queste albicocche, e mi hanno fatto da domande sulle albicocche e basta. Ecco qui, c'è tutto sbagliato in questa telefonata, è meraviglioso. Giuseppe, sei proprio un esempio da non prendere. Ne avessi fatta una giusta, una giusta. Giuseppe, hai passato l'esame chiaramente, no? Sì, con la sufficienza, perché forse era già così. Comunque, sì, ho passato l'esame. Però si vede che le albicocche erano molto buone. Sì. Il professore di educazione fisica era contentissimo. Non smetteva di ridere mentre mangiava gli altri cocchi, e ha detto: tu farai strada. Cioè, sicuro. Non voglio sapere come hai passato l'esame di maturità. Guarda, voglio rimanere col dubbio, ok? Lasciamo grazie, Giuseppe. Ciao, Giuseppe, un abbraccio. Ciao. Peggy Gou e Lenny Kravitz alle 8:24 qui su Radio DJ. Il dubbio è venuto a tantissimi, lo diciamo, che Giuseppe da Vittoria in provincia, sì, di Ragusa, in realtà fosse il comico Giovanni Cacioppo, o addirittura Aldo Giovanni e Giacomo che facesse, sì, Cacioppo che facesse il nostro ascoltatore. Era un cortocircuito, tanto vi dovevamo. È arrivato anche il Previ, pronto a leggerci i vostri messaggi, ma prima al 342 00 00 700 700 un po' di testimonianze audio, sentiamo. Certo, scuse. Buongiorno trio, Jeses Ladud. Una volta, per declinare l'invito di uno spasimante non gradito che mi aveva invitato a cena, gli ho detto che non sarei potuta andare perché la mia mamma aveva scongelato la bistecca di pollo e se non l'avessi mangiata si sarebbe arrabbiata molto. Certo. Buona giornata, Elisa da Monza. Grazie. Beh, Elisa. Secondo me no, sì, anche perché poi il pollo scongelato poi non lo puoi ricongelare. Non lo puoi, no? Cioè, carne devi farlo bianca, subito. No, devi far subito. Certo, sì. È importante, poi fa bene. Va bene perché è magra. Siamo tutti un po' Giuseppe da Vittoria, ce lo possiamo dire, il nostro ascoltatore. Ancora, vai. Buongiorno trio, Marco da Como. Io una volta ho saltato un compleanno di un mio amico a tempi delle superiori per dirgli che ero a casa a giocare alla Play con Recoba. Con Recoba proprio. Sì, proprio che veniva a casa sua e il cino, perché aveva bisogno. Sì, aveva che poi bisogno al giorno d'oggi è la cosa un po' più probabile, perché ho visto tanti di filmati di calciatori che vanno a giocare a casa di tifosi, per gli sponsor, cioè, certo, ai tempi proprio no. Previstate, dai, facci ridere. Allora, mio cugino beh, mi disse bene, che non poteva venire alla cena del mio matrimonio sul sagrato della chiesa, perché aveva la finale di un torneo di tennis che era mercoledì. Certo. Però ti devi preparare. Vabbè, no, certo, ma Djokovic, secondo insegna. Te Sinner come ha fatto a fare questo bellissimo exploit? Lui andava sui sagrati, certo, delle chiese a dire: non posso venire. Non ha saltato il torneo di Parigi-Bercy, certo, per prepararsi posto bene per l'ATP. Allora vai. Quest'estate al mare vado a fare colazione al bar e chiedo un marocchino. La signora al bancone, distratta, mi porta solo il caffè nel classico bicchierino di vetro del marocchino. Allora le dico che forse si era dimenticata la schiuma, e lei, per non ammettere l'errore, mi ha detto che non si era dimenticata, è che tanti glielo chiedono così. Marocchino senza schiuma. Così. Quindi un caffè. Cioè un caffè. caffè. No. Niente, no, è diverso. Non ha fatto un passo indietro. Niente. Vabbè. Allora mi faccia un caffè. Ma stai guardando dei bigliettini? Sì. Prof. No. Sì. Scusi. Pensavo che lei stesse guardando da un altro. No. Vabbè, questa è estrema sincerità. No. Questa è la verità. La verità assoluta. Cioè. Pure questa no. Cioè, troviamo una via di mezzo, no? Uno dei miei atleti, dice il coach. Ehi, coach, non riesco proprio a venire oggi. Devo fare il bucato. Ma come? Il bucato. Ma puoi farlo in un qualsiasi altro giorno della tua vita? Aspetta, dipende dalla tariffa che hai. Cioè, se hai la monoraria, qualsiasi ora, ma se hai la bioraria, come una fai? Mia amica ha detto che non poteva venire al mio compleanno perché doveva badare alla badante, che comunque anche lei ha bisogno, ha bisogno di un po' d'aiuto, di una supervisione. No, ma ci stanno certi badanti o certe badanti ai quali devi badare, in effetti. E poi piegatura. Luca, anni 90. Ah, quando in quegli anni 90 succedevano cose. Sì, ma tutto negli anni 90 è successo. Cioè, la nostra generazione. Pre-social. Venne richiamato in presidenza per 11 giustificazioni dubbie. Tutte come causale riportavano visita di leva. 11. Lo stesso anno. La visita di leva più lunga del mondo. Che poi è legata al compleanno. Cioè, hanno dovuto controllare. Puoi giostrare 3-4 giorni. Ogni volta era ritorni per 11 volte. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi.
Non siamo d'accordo con Post Malone, enough is enough. No, non è mai abbastanza, soprattutto quando sta per arrivare Cucciolona, attesissimo, con la nostra Veronica che si è presa addirittura un giorno di vacanza per prepararlo meglio. Dai, sì, sì, è vera. Diciamo che è una scusa che è stata arrivare, una scusa, ecco, è stata una preparata Cucciolona. Beh, serve. Vi renderete conto dal livello, della qualità battute del Cucciolona, allora, di oggi. Voglio lanciare un contest. Mi è venuta appena adesso una battuta proprio vai, per prepararti il campo a Cucciolona. Ma non voglio serviva, il però no. Sei pronta? Allora, sì, abbiamo appena ascoltato Post Malone. Perché Post Malone usa male i social? Perché posta male. Post Malone! Ragazzi, forse ma dovevo fai fare di meglio, Veronica, perché l'hai capita? Perché siete sulla stessa lunghezza d'onda? Tu non l'hai capita, per forza. E ci sta ridendo. Noi siamo perontissime, queste sono quelle che ti mandano gli ascoltatori invece. Sì, me ne mandano gli ascoltatori, li ringrazio sempre. Addirittura la piegatura di oggi mi è stata segnalata poco fa e quindi d'onore, esatto, come ultima battuta. Ma iniziamo. Dai, anche voi a casa provate a giocare, provate a non fare incidenti, perché solitamente a volte si distraggo. Ma che se ride, ci si sente male. Questo è facile, sì, così per scaldarci. Sì. Cosa fa il parrucchiere senza l'H? Parrucchiere senza l'H? Il parrucchiere. Ma ti ho detto oggi, Post Malone, ve la porterete dentro. Quale gel usano i fiori? Il gel, i fiori, il gelsomino. Sto facendo fanno? Finta che mi piacciano, visto? Si vede che ridete, no, siete spontanei. Cosa fanno due sassi simili? Si assomigliano. Le devo fare in questa giornata a casa, non è servita a niente. Ci sei mancata, questo è il punto. Troppo. Quindi non abbiamo... ci far venire più Veronico da Fiumicino. Non volevamo dirtelo, lo abbiamo studiato. Cosa ci fa un cucchiaio in macchina? In bocca l'autostrada. Certo. Fa cagare anche questo. Cosa usano i gatti dopo essersi fatti i baffi? I gatti. Oddio, aspetta. Beh, è radiofonica? Certo. No, una cosa innocente? Ma ovvio. Cosa? Il topo barba. No, questo è troppo, però. questa il premio fa il pollice su, dice questo è molto bello. Ma come? Molto, meglio Post Malone, allora. No, topo barba, sì, capisco che su un pubblico intorno agli 8-9 anni fa presa. Che sono il nostro pubblico di riferimento. Quello è il nostro qui, è un altro discorso, dai. Come si chiama l'uomo granchio? L'uomo granchio si chiama Michelo. No. Michele, al grande classico di Federico Russo, la Michela. Dove ascoltano musica i Lama? Sull'Himalaya, no, Spotify. E questa era la vecchia piegatura. Previ doppio pollice. Spotify, no? Questa era la piegatura. Spotify, sì. Spotify. Questa è la piegatura. Questa era la piegatura. Allora, intanto posso fare un appello 342 00 00 700, dato che io sono già veramente informissima. Sono informissima. No, io sono saturo, però. Se gli ascoltatori sono più bravi di te. Se volete venire in diretta, mandateci un messaggio e vi chiamiamo. Vado. Qual è il fiore che si esprime a gesti? Ma è la piegatura? No. Chiamatemela voi la piegatura. Io sennò vado dritta tutto il giorno. No, vai tutto il giorno, ascolti. Però se è il fiore, gesti. La mimosa. Fai mimi, no? Questa era bella. Arrivano due brutte. Due brutte. Ah, grazie. Non le legge. Come pagano i lupi? Con il brancomat. E qual è l'alcolico preferito da un cane? No, tu non puoi ridere a quella di prima. Comunque, l'alcolico preferito da un cane è il dog perignon. Facciamo l'ultima. Facciamo la piegatura perché non ce la faccio più. Non è facile. Dai, che sto sudando. Quale professionista non toglie mai il cappello per la vergogna? Il cappello dalla vergogna? Quale professionista? Non toglie. Non la so. No, mi arrendo. Che tipologia? Quello con il regime forforettario. Mamma mia.
Grazie. Ma che grazie, questa è una battuta da commercialista. Continuate così. E non hai riso a Post Malone, usa male i social. Conquisterai no, il scusate, quella di Lama era bella però. Sì, vabbè, ma si fa. Ognuno dice la tua. Sì, ti lasciate cantare Will Smith che è meglio. Questa è Radio DJ, purtroppo per voi. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my... Le 845 qui su Radio DJ, l'inspiegabile successo di Cucciolona. Di quanto loro piace ai nostri ascoltatori. È incredibile. Sono arrivate un po' di testimonianze e anche una correzione nella tua battuta, però sentiamo i primi i gradimenti, ecco. Beh, ragazzi, però il Brancomat secondo me spacca. Brancomat. Sto ancora ridendo. Ma non ci credo. Ciao, ragazzi. Buona giornata. Ma non puoi ridere per Brancomat, io non credo che ci sia una cosa che faccia meno ridere di Brancomat. Meglio Post Malone, che usa male i social, dai, no. dai. E poi neanche c'è una quella, Furio, fidati, quella fa quella. Molto ridere, fa neanche molto ridere. Quella. Ce n'è una che corregge, attenzione, da parte di una ragazza, sì. la tua piegatura, senti. Ma Trio, il sì. professionista che non leva mai il cappello per la vergogna, occhio, è il cappellano. C'è anche l'aggiunta, un altro messaggio, prelato. Prelato. Il prelato. Prelato, beh, certo. Però non è proprio un professionista il prelato. No, infatti. È una categoria. Però, sì, io come sempre sono semplicemente portavoce. Portavoce, vero, io sono vero, portavoce vero. Di un gruppo di comici. E perdila sta voce però, questo è quello che noi ci auguriamo. Noi ci auguriamo ogni volta che c'è. Dai, un altro paio di messaggi al volo, vai. Qual è il vaccino che si faceva nell'antica Roma? L'AstraZeneca. A me fa ridere. A me la voce che ha fatto lei sì, mi fa ridere. Il vaccino che si faceva nell'antica Roma. Ma quello allora, fa ridere. Di che cosa vogliamo parlare? Dai, l'ultimo. Trio. Qual sì. è il calciatore che indossa i pantaloncini più velocemente? Messi. Ha messo. Perché li ha messi. Velocemente. Certo, no? Veloce. Vabbè, certo. Grazie. Grazie. Meno male che al telefono abbiamo Matteo di Castellanza. Buongiorno Matteo. Buongiorno Trio, buongiorno a tutti. Buongiorno Matteo, noi ti abbiamo chiamato in quanto la stella ha giudicato le tue battute veramente degne di far parte di tutte le piegature di Cucciolona, quindi siamo qui orecchie apertissime insieme a noi tutti gli ascoltatori. Non si è degnata neanche di scriverle, no, perché è convinta no. che sennò non ti avremmo mai mandato in onda, okay, quindi sappi che hai una sorta di raccomandazione. È sempre stato il mio sogno comunque bene. Partecipare. Pensa un po'. A te il palco. Allora le dico tutte e due, la prima: che cosa fa un prosciutto cotto di corsa? Dacci un attimo, prosciutto cotto di corsa. Fa lo scatto, che ne so. No, che fa? L'affrettato. A Veronica è piaciuta. Bella. Sì, bella. Peccato non averla insieme. Anche il Previ e anche il Valfrizio. Stiamo perdendo tutto il gruppo. Voi state drogando dall'altra parte del vetro, è evidente. Che non potete ridere a questo. La piegatura, la piegatura, quindi abbassiamo tutto. Allora, però con un po' di suspense, vai. Allora, che cosa fa un euro zero alla tombola? Un euro zero un'automobile, tombola, quindi diciamo, vende, un motorino da euro zero. Singolo, la cinquina. Cinquina. Vabbè, euro zero, giusto, sì, giusto. Cinquina. Sono pure stupido perché ci arrivo ma non le capisco. Esatto, le chiudi sempre male. Le chiudo malissimo. Quella di Post Malone faceva ridere, la ripeto, perché usa male i social, perché Post Malone. Ciao Matteo. Ciao Matteo, era Matteo, ciao. Mahmood, Cocktail d'amore. Le trombe. E incredibilmente abbiamo anche lo spazio per altri due messaggi. Ma grandissima richiesta, stiamo glassando veramente. Di umorismo gli non ne possiamo più. Dai. Una è una correzione. Ok, sentiamo. Giusto. Per me il lupo paga con lupos. Lupos. Bella. Con lupos al Brancomat. Sì, certo, giusto. Però al Brancomat d'Eterni. D'Eterni, certo. È lupos. Tu non fa lo spiritoso che no, tu cantante non dirlo, si chiama Lucassetto. Sì, ancora. Fa lo spiritoso. Dai, ultimo messaggio. Cosa diventa una lucertola quando va via la luce?
Una buiortola, ovviamente. Una buiortola. Queste sugli animali. Certo. Con il buio dentro, vediamo appuntamento domani alle 7:30 puntuali. Tutti qui. Salutiamo Patrizio Prevignano. Veronica, vedi perché diciamo Prevignano e non di Pietrantonio? No, perché Previ e Previ. Previ, la stellina, abbiamo tutti per cognome. A questo punto, da Davidi e Corsetti, la linea va a Milano. A domani, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.